Alessandro Borghese nei guai. Quattro ristoranti fa chiudere un'attività. Ecla Vasconi, ristoratrice a Mantova e proprietaria degli Il Rigoletto, ha affrontato una tempesta mediatica dopo la sua partecipazione a Quattro Ristoranti, il programma televisivo condotto da Alessandro Borghese. La sua esibizione, caratterizzata da commenti severi verso gli altri concorrenti, ha scatenato una serie di reazioni negative sui social media. Insulti e minacce hanno colpito Vasconi non solo professionalmente, ma anche a livello personale, con attacchi sotto le foto del figlio e minacce dirette al suo ristorante. Nonostante l'esperienza negativa e lo stress accumulato, Vasconi riconosce che parte della sua presentazione poteva essere interpretata come parte dell'intrattenimento televisivo. Ammette di essere stata diretta nei suoi giudizi, a volte senza filtri, attribuendo parte della sua rappresentazione al montaggio del programma, volto a massimizzare l'audience. La ristoratrice evidenzia anche il supporto ricevuto dalla troupe durante le riprese, che ha influenzato il suo comportamento, sebbene non fosse preparata alle conseguenze post-trasmissione. La solidarietà è arrivata dagli altri concorrenti del programma, che hanno espresso vicinanza e comprensione, sottolineando l'importanza di mantenere un clima amichevole e di non trasformare la competizione in un pretesto per l'odio. Vasconi, sebbene grata per il supporto, ha scelto di non partecipare a un incontro organizzato da alcuni di loro, riflettendo sulla natura eccessiva degli attacchi subiti. Nonostante le difficoltà, Vasconi afferma che parteciperebbe nuovamente al programma, pur optando per un approccio meno severo. L'esperienza ha anche portato un incremento delle prenotazioni al suo ristorante, segno che il pubblico, al di là della rappresentazione televisiva, riconosce il valore del suo lavoro. La mancanza di un contatto da parte della produzione del programma è stata una delusione, ma il supporto dei clienti abituali e della famiglia le ha fornito conforto e forza. Questo episodio solleva questioni importanti sull'impatto dei reality show sui partecipanti e sulla responsabilità dei media nell'incoraggiare un clima di rispetto e comprensione, piuttosto che alimentare conflitti e odio. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.